Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e come vedete oggi una location completamente diversa. Non c'è il mio solito sfondo, non ci sono le mie solite cose, perché ho fatto un acquisto per il quale mi serve un sacco di spazio per aprirlo. E visto che non ve ne ho ancora parlato in un video haul, perché veramente non sono riuscito ad aspettare, ho deciso di spostarmi qui in salotto. Infatti dietro c'è il mio divano, ma vabbè, per appunto mostrarvi questa novità. Questo ultimo acquisto che ho fatto ieri, questa totale follia che ho fatto ieri, ma non facciamo troppo mistero, tanto l'avete sicuramente visto dal titolo, quello di cui sto parlando è questo qui. Questo gigantesco pacco in edizione limitata delle LOL Surprise Remix. LOL OMG Remix, nel frattempo sono scomparso dietro al pacco e adesso iniziamo subito a guardarlo insieme perché perdere tempo non serve a niente. Come vedete mi sono messo qui sul mio tavolino di vetro che vabbè lasciamo perdere, poi probabilmente vedrete anche sotto la mia gatta passare ogni tanto, fate finta di nulla. Questa è, come vedete qui ragazzi, la LOL Surprise OMG Remix Super Surprise e qui sopra vedete che c'è anche scritto Limited Edition. La cosa mi piace tantissimo perché trovo che MGA faccia dei packaging stupendi, l'ho sempre detto e continuerò a ribadirlo. E infatti anche questo, se guardate qui sopra nei bordi, negli angoli, sembra proprio quelle valigie, chiamiamole così, che utilizzano gli artisti per trasportare la loro attrezzatura tra un concerto e l'altro. Le ho visti un sacco di volte quando lavoravo in arena, quando appunto lavoravo dietro, diciamo, nel backstage dei concerti, e ho visto che avevano appunto questi valigioni, non so come altro chiamarli, fatti proprio così, con i bordi di metallo rinforzato. E questa ragazzi è un'idea geniale di MGA. Sulla scatola ci mostrano già anche le quattro che troviamo all'interno, ma non ci dicono i loro nomi. Ma da quello che ho capito, la prima è ispirata a Prince, la seconda è ispirata a Billie Eilish, la terza è ispirata a Lady Gaga e invece questa qui è ispirata a Melanie Martinez. Qui a fianco troviamo anche le sorelline LOL Surprise, quindi quelle piccoline che sono anche quelle contenute all'interno di questa box. E infatti qui sopra c'è scritto che all'interno troviamo due rock bands, una appunto è quella delle OMG e l'altra è quella delle LOL Surprise. Qui sotto ce lo ribadiscono e ci dicono anche che all'interno troviamo quattro strumenti musicali. Il retro della scatola, come vedete, è completamente identico. Mi sono scordato prima di dirvi che ci sono all'interno 70 sorprese, anzi secondo loro più di 70. Ma una cosa che troviamo sul retro è questo bollino della SIAE, dove praticamente ci fa capire che qui dentro ci sarà qualcosa che suona con delle canzoni registrate legalmente. Spero che MGA non abbia problemi per tutte queste copie nei confronti degli artisti, perché effettivamente ragazzi, da quello che ho capito, MGA non paga i crediti agli artisti per utilizzare la loro immagine, ma riesce comunque ad utilizzarla lo stesso. Ma comunque il fatto che qui ci sia questo bollino della SIAE mi fa molto piacere, perché vuol dire che in teoria è tutto a norma. Nella parte superiore qui, come vedete, c'è questa maniglia di plastica che ci aiuta a trasportarlo perché è veramente pesantissimo, ma adesso direi di girarlo e di cominciare finalmente ad aprirlo. In questo video non vi recensirò tutte e quattro le bambole, le andremo solamente a deboxare velocemente perché non voglio farvi un video di 50 minuti e quindi poi faremo una recensione più accurata per ognuna di loro, ma singolarmente. Oggi andiamo a deboxarle velocemente perché non vedo l'ora di tirarle fuori dalla scatola. Quindi prendiamo le nostre forbici e tagliamo tutti i pezzettini di scotch. Io ho ancora la mia mano un po' mongola, ma dovrei riuscire a fare tutto, anche perché sono comunque più mongolo con la sinistra che con la destra messa male. Apriamo queste due parti qui, anzi no, apriamo... Cosa apriamo? Non capisco già più niente. Ah, ok, dobbiamo aprire lo scotch, ruotarlo e poi sollevare questa parte che ovviamente è ancora chiusa qui sui lati. E questa la rimuoviamo e la mettiamo via. All'interno ci sono però delle istruzioni, suppongo appiccicate qui, adesso vediamo subito. All'interno di questa bustina vediamo cosa c'è, io strappo tutto anche se mi fa male la mano. Qui c'è la guida numerata che non ho capito perché abbiano dovuto metterla in 95 lingue, visto che comunque i numeri penso che siano più o meno uguali in tutto il mondo. E qui ci danno delle informazioni su come utilizzarle le nostre LOL, eccetera eccetera, ma non voglio vederle adesso perché non voglio spoiler, anche se bene o male so già cosa c'è qui dentro. E qui ci dovrebbe essere in inglese la spiegazione di come deboxare tutto, non solo in inglese ma anche in altre lingue,
come minimo l'italiano non ci sarà mai. Infatti c'è tipo in tutte le lingue del mondo tranne l'italiano. Ma noi che ci frega, non ci interessa un cazzo di quello che c'è scritto e andiamo subito ad iniziare. Qui c'è l'uno, quindi non dovrebbe essere difficile. Apriamo il primo. Per fortuna questa volta sono tutti sacchettini di carta e non di plastica, quindi avremo meno cose da riciclare. O meglio, la carta si può riciclare un pochino più facilmente, lo sapete. E all'interno abbiamo trovato queste qui, che sono due scarpine verdi, quindi per adesso le mettiamo qui da parte. Chiudiamo il numero 1 e apriamo il numero 2, che non vuole aprirsi. Iniziamo bene. Ce l'ho fatta facendo leva con le forbici. Qui c'è un sacchettino che però invece è rosa. E qui vedo, mi sa che c'era anche sull'altro, allora, sì. Cioè su tutti i sacchettini questo simbolo per riciclarli. Finalmente una cosa positiva. E qui all'interno ci sono invece due scarponcini diversi. Uno fucsia e l'altro nero, con le suole invertite. Ok. Qui c'è il terzo, che non si apre molto bene, ma fa lo stesso. E dentro c'è una piccola chitarra. Che bella, fatta veramente strabene, fatta a forma di cuore, con dettagli colorati. Andiamo ad aprire il 4, questa volta il sacchettino è maculato, bianco e rosso, e all'interno c'è un'altra chitarra, rossa, maculata, con i dettagli dorati. Giriamo, giriamo, c'è il numero 5, di nuovo verde, con all'interno questi due piatti dorati, con qui anche questo dettaglio come se fosse un po' crepato. E in questa ruota siamo arrivati all'ultimo sacchettino, che è nero con dei dettagli bianchi, dove all'interno ci sarà un altro strumento musicale, suppongo, e infatti c'è questa... Tastiera da collo? Non so come si chiama questa cosa, sono ignorante, lo so. Ma la cosa bellissima, ragazzi, è che questa qui ha anche i piedini qui sotto per poterla appoggiare e farla suonare la nostra LOL proprio come se fosse una tastiera. Bellissimo, dettagli stupendi, come sempre complimenti MGA, almeno per adesso. Dopo il 6 andiamo con il 7. Questa volta ci sono due scarpine appunto maculate proprio come la bustina e sono veramente belle, colorate benissimo con la suola rossa. Nella numero 8 di nuovo bustina nera con all'interno le ultime scarpe che ci mancano. Wow, queste scarpe ragazzi sono olografiche. Sono piene di glitter olografici, bellissime, con la suola semplicemente nera. Sono degli stivaletti belli, belli, belli. E dopo l'8 iniziamo con il 9. Quale sarà il 9? Suppongo questo, direi proprio di sì. Quindi apriamo questo, che non è un sacchettino, ma è solo della carta, sempre però nera. Quindi credo che questo sia per le nostre OMG. Guardate questi occhiali con qui sopra il fulmine argentato. Questi sono i dettagli che voglio io nelle bambole. Quindi adesso qui troveremo gli occhiali di tutti. Suppongo, infatti, eccoli qua. Questi sono altri occhiali, sono completamente verdi e sembrano dello slime che si sta sciogliendo con la scritta Bad Girl. Andiamo ai prossimi occhiali a questo punto, che sono saltati fuori, e questi sono completamente grigio trasparente, fatti un po' strani, devo dire. Non riesco a capire che forma possa essere. Comunque sono carini, ma non riesco veramente a capire che forma sia. Ultimo scomparto, e quindi suppongo ultimi occhiali. No, questa volta non sono degli occhiali, ma è una coroncina completamente dorata. E guardate che oro bellissimo questo oro, con anche questo pettinino per infilarla nei capelli. Bello, mi piace tantissimo questo dettaglio. Proseguiamo con il 13, che dov'è? Ah, ok, il 13 deve essere questo qui sopra, quindi... apriamo, oddio, adesso mi ci vuole ancora più spazio. Apriamo questa parte dove ci sono il 13 e il 14. Wow, ma questa cosa è bellissima. Guardate che roba, ci sono tutte le sorprese qui e anche queste due. Però intanto rimuoviamo queste, che sono appunto Metal Chick e Bad Girl, ma le apriamo dopo perché questa è la sorpresa 34. Apriamo la parte di qua, che ci saranno un'altra valangata di roba. E infatti, wow, qui non mi pare che ci sia alcun numero, no. Però ci sono Ferocious e Fame Queen. Rimuoviamo anche loro, che le guarderemo dopo. E nel frattempo, ragazzi, vorrei farvi vedere quanto è bello anche solamente il packaging interno. Praticamente sembrano due palcoscenici da concerto. Veramente bellissimi, ci sono un sacco di dettagli che però purtroppo non sto qua a mostrarvi tutti perché sennò veramente non ne usciremo mai più da questo video. Voglio solo farvi notare che addirittura qui sui lati ci sono un sacco di cose disegnate
e quindi potremo assolutamente tenere la scatola per giocare come playset, veramente anche quell'interno, c'è un sacco di roba, anzi ci sono anche dei cassettini qui, wow! Siamo arrivati al 16, quindi dobbiamo aprire il 17, qui la nostra musicassetta, se riuscissi a tirarlo fuori. E qui dentro c'è questo sacchettino che per la prima volta è chiuso con dello scotch, quindi mi toccherà strappare, dove troviamo il primo strumento che è questa chitarra bellissima, ragazzi, wow! Guardate com'è fatta bene. Secondo me MGA con LOL OMG ha alzato ancora la qualità perché non mi sembra che le prime fossero fatte così bene. E questa in teoria suona anche perché qui ha dei bottoni. Vediamo, proviamo ad accenderla. Sì, direi proprio che suona. E fa anche sei suoni diversi, uno per ogni tasto. Wow, non so cosa dire, ma intanto appoggiamolo da parte. Vediamo con il 18 che è in questo cassetto, che però questa volta è di plastica, e credo ci sia un altro strumento. Qui non c'è più niente, no. Rimettiamo il cassetto, apriamo anche questo, e non c'è solo lo strumento, c'è anche un primo pezzo del vestito di plastica. Ah, perché questo qui è il pezzo del vestito che farà in modo che la nostra LOL possa tenere addosso questa batteria. È una batteria, giusto? Non vorrei dire una stupidata. No, vabbè, ci sono anche le bacchette con il portabacchette, spero si riesca a vedere perché ho messo la camera qui sopra ma non riesco a zoomare con quella, e il piatto, ma il piatto lo possiamo mettere subito qui, e le bacchette poi gliele metteremo addosso in qualche modo. Accendiamo anche questo e credo che anche questo qui abbia tutti i vari suoni diversi perché anche questo ha sei tasti. Proviamo il primo. Che cattiveria. Ok, gli altri non sto qua a farveli sentire, quindi andiamo avanti, mettiamo da parte anche questo, cercando di non perdere nulla. Poi c'è il 19, che però il 19 non so come si apre, vi devo dire la verità, suppongo da qui sopra che sento esserci del velcro. Ah, ok, però io non ci vedo. E la madò, quanta roba c'è! Ah, qui ci sono le LOL. Ok, 20, però io non vedo più niente. 20, 21, 22, 23. 3, quindi andiamo a tirar fuori la prima ruotando e eccola qua, molto molto carina. Questa è la nostra prima LOL, quella con le treccine. Non mi ricordo i nomi, però portate pazienza. Sacchetto nero, quindi sarà un pochino più dark. E invece no, non è per niente dark. È quella di Lady Gaga, che è bellissima. Guardate sui capelli, è tutta piena di glitter olografici. Bellissimi, veramente, veramente bellissimi. E sulle gambe ha anche le calze a rete argentate. Spero voi riusciate a vedere bene, anche se io non vedo un tubo. Questa sicuramente è quella verde, come il suo sacchettino. Infatti, eccola qua. Che belli i suoi capelli, mi piace un sacco perché la parte verde è opaca, non è lucida, è veramente molto bella. Ha anche gli orecchini e le calze un po' strappate qui sulle gambe. E poi c'è l'ultima che non riesco a vedere cosa sto facendo, spero di riuscire a far tutto giusto, che ovviamente è quella più Melanie Martinez. Infatti ha i capelli divisi a metà rosa e neri e ha anche le calze nere, anche queste un po' strappate sia davanti che dietro. Proseguiamo con il 24 che c'è qui a lato. Cosa c'è in questo cassettino? Il bello è che poi io vorrei conservare la scatola, tutta questa cosa gigantesca, ma non so come fare a ricomporla. E diamoci anche una mossa perché siamo solo alla 24esima sorpresa. Qui c'è il cerchietto della nostra, io la chiamo Melanie Martinez perché non riesco già più a ricordarmi i nomi. Tutto argentato con un cuoricino diviso a metà al centro. Andiamo ad aprire il 25. Qui c'è il cappello di Lady Gaga, veramente bello, di plastica morbida, tutto completamente nero. E un po' perlato, devo dire la verità, molto bello, con dettagli dorati stupendi. E adesso dobbiamo iniziare con questa parte delle cassette. Abbiamo la prima che è la 26, mi dispiace un pochino, vi dico la verità, rovinarle, perché sono veramente bellissime messe così, ma purtroppo ci tocca. Cercherò, diciamo, di rovinarle il meno possibile, di lasciarle un po' attaccate. E nella 26 c'è il primo pezzo di vestito, che credo sia quello di Lady Gaga, la mezza gonna che dovrebbe indossare lei. Nel 27 invece, wow, questo è bellissimo, non vedo l'ora di recensirvele singolarmente per mostrarvi benissimo i dettagli di questi vestiti, perché
veramente stupendo. 28, gonnellina di finta pelle verde con una cintura bellissima. Vi giuro, non vedo assolutamente l'ora di recensirvele una ad una, perché secondo me, ragazzi, rimarremo tutti insieme senza parole per questi dettagli. 29, bello questo blu. C'è questa giacca blu con le cerniere e le spalline dorate, bellissima. Penso che, visto così, sia uno degli abiti più belli dell'OMG che io abbia mai visto. Visto così, perché sembra fatto veramente bene, poi magari addosso fa schifo, ma lo vedremo più tardi. 30, ci sarà sicuramente un altro vestitino, che è una gonna rosa con i pois e tutto questo pizzo sul bordo. 31, vediamo cosa c'è. Wow, una giacca tutta glitterata con ovviamente cerniere, cintura, spalline fatte bene e anche il colletto perfetto. Io sempre più senza parole da MGA. Il 32 è una cintura di catene vere, perché sono vere catene metalliche, di finta pelle con borchie e wow, bellissimo, vi giuro, sono, non lo so, sono completamente senza parole. E l'ultima di questa parte, la numero 33, wow, sono, ah, ma c'è un sacco di roba qui dentro. Ci sono queste specie di scaldamuscoli pelosi con anche la scritta qui a lato warning extra e questo top di plastica trasparente pieno di finti bottoni dorati. E adesso dobbiamo proseguire con la 34, che però, ragazzi, vi dico che non so dove sia. Sono stupido, la 34 è la prima OMG. Quindi chiudiamo questo e andiamo ad aprire Metal Chic. Ma io le aprirei entrambi, chi se ne frega. Wow, io non so cosa dire, bellissimo. Abbiamo detto 34, vero? Dobbiamo fare il 35. Che bella! Lei è quella che di questa linea mi piace un pochino meno, vista nelle foto di stock o comunque nei disegni. Ma qui, ragazzi, è stupenda! Ma andiamo avanti, se no non finiamo più. Apriamo la numero 36, dove c'è Bad Girl, quindi praticamente Billie Eilish. Bellissima anche lei, anche se devo dirvi che il suo viso non mi fa diventare pazzo. Con questo ombretto non lo so, comunque, come vi ho già detto, ne parleremo in una recensione dedicata. 37, cosa ci sarà nel 37? Giustamente ci sono le scarpe, anche queste con i colori opposti, fucsia e nero. La 38 avrà le scarpe di Bad Girl. Esattamente, ci sono le scarpe verdi e nere con anche degli inserti dorati di Bad Girl. Dalla 38 dobbiamo passare alla 39, anche qui cerco di non strappare tutto. Con all'interno il primo vestitino delle LOL Surprise, infatti abbiamo quello della sorellina di Bad Girl. 40, dov'è? Ah, ma è enorme il 40. Credo che ci sia il terzo strumento musicale, visto che ce ne mancano ancora due, e infatti, wow, ma questa chitarra è stupenda! Anche questa ha 6 tasti, quindi sicuramente anche questa suona. Bellissima, fatta benissimo, anche questa con già le batterie all'interno. Wow! Sono esaltatissimo, non potete capire quanto io sia esaltato. 41, eccola qua. Ho fatto in tempo a dire che sono esaltato e ho trovato la spazzolina. Spero non ce ne sia una per ogni LOL, perché sarebbe un po' eccessivo, ma spazzolina nera con scritto LOL OMG. 42, vediamo se con la destra riesco ad aprirli. Sì, ci sarà di nuovo il vestitino della LOL. Infatti c'è il vestitino di questa LOL, carinissimo. 43, bibitone delle LOL. 44, è sottilissimo, non riesco a capire cosa ci possa essere all'interno. Ah, una collanina minuscola, già vista e rivista, ma in questo caso è rosa fucsia. 45, l'ho strappato male, ma vabbè, questo non credo proprio sia di una LOL Surprise, ma credo proprio che sia il bustino della nostra Metal Chic di plastica rigida che si aggancia e si sgancia. Bellissimo, io amo queste cose che sono super precise, super aderenti. 46, altra bustina super super sottile. E infatti ci sono due mini braccialettini delle LOL, molto molto piccoli. Questi qui, ragazzi, devo metterli subito addosso, se no li perdo subito. Guardate, sono tipo una delle cose più piccole che io abbia mai visto. 47, un'altra collana che è identica praticamente a quella di prima, solo che questa è nera. 48, no, un'altra spazzola. Però un'altra spazzola con anche dentro gli orecchini.
Quindi facciamo super attenzione con queste cose o perderemo tutto subito. 49, che poi abbiamo finito questa prima parte. Una, credo, cintura borchiata e una collana borchiata. Questa collana è wow, davvero. Ultimo qui, 50. E qua c'è un altro biberon. Questa volta però a strisce con tipo dello slime verde che cola. Andiamo avanti con il 51. Che siamo addirittura d'arrivo e qui troviamo Ferocious e Fame Queen. Wow! Beh, questa cosa mi piace un sacco. E qui c'è anche Kitty Kay che, ragazzi, vedrete molto molto presto, perché lì sotto, lì fuori dall'inquadratura, c'è qualcuno che aspetta. Ma andiamo con il 52, dove c'è appunto Ferocious, vediamo. Insomma, vi devo dire che era una di quelle che mi ispirava di più, ma vista così è quella che adesso mi piace di meno. Ma appunto ha una tetta fuori. Com'è che abbiamo le tette fuori? Scostumata, non si fanno queste cose. 53 Fame Queen, quindi Lady Gaga. Questa ragazzi è stupenda. Guardate che pantaloni, che calze più che pantaloni, bellissimi, veramente, veramente bellissimi. I capelli sono un po' particolari, ma anche quelli li guarderemo meglio. 54, quindi troveremo anche qui, suppongo, le scarpe. Infatti troviamo le scarpe e anche queste specie di scaldamuscoli, finta pelle, bellissimi, con anche i lacci attaccati, wow! E di qua vediamo 55, wow! Questo bustino, ragazzi, è stupendo, veramente bellissimo, tutto argentato, nero e oro. E qui ci sono invece le scarpe, gli stivali, fatti della stessa plastica del cappello, tutta nera, un po' olografica, con anche qui dietro delle borchie sulla suola. Wow! 56, dove ci sarà un altro vestitino LOL, suppongo, ne mancano ancora due, se non sbaglio. E infatti, eccolo qua, bellissimo, anche questo ricoperto di glitter olografici. Qui abbiamo già capito che c'è l'altro strumento musicale che ci manca, che però non so dirvi cosa possa essere. Bellissima! Una tastiera tutta trasparente perlata, anche questa con i sei tasti e la cassa, perché anche questa suona. Infatti anche qui c'è il tasto di accensione e spegnimento. 58, wow! Wow! Ma è una cosa fantastica! No, vabbè, non vedo veramente l'ora di farvi una recensione di queste cose perché sono meravigliose, stupendo. Sono praticamente la collana e le spalline di Fame Queen. Andiamo con la 59, velocissimi. Ultimo vestitino, LOL, questa volta tutto leopardato. 60, biberon, ovviamente, mancava leopardato anche questo. Ah, nel frattempo è comparsa la Liu. Liu, fatti vedere. Che stupida. Perché prima è volato un pezzo di plastica dietro i cuscini del divano e lei è curiosa e si è messa lì. Che stupida. Beh, per una volta ci fa un po' di compagnia, dai. Comunque, tornando a noi, nel 61 troviamo delle scarpine. No, non sono scarpine. Cosa sono? Dei bracciali? Penso possono essere dei bracciali di finta pelle nera. Che dettagli, ragazzi. Le OMG stanno veramente alzando i dettagli in un modo pazzesco. Mentre Mattel li abbassa, MJ li alza. Io non posso che esserne ovviamente contento. Nel 62 troviamo invece un'altra spazzolina, questa volta rossa. Ah, ma c'è un orecchino qui in mezzo. C'è un orecchino all'interno della spazzola. Nel 63 invece c'è la collana di Ferocious, tutta dorata, bellissima. Vabbè, io quando vedo oro, borchie oro, divento matto, lo sapete. Nel 64 ritroviamo una di quelle bustine minuscole con praticamente dentro nulla. E infatti all'interno c'è un braccialettino dorato. Nel 65 ci sono altri due orecchini, bellissimi. Ma c'è anche la spazzolina argentata, e effettivamente ne mancava una e adesso l'abbiamo trovata. Però gli orecchini, ragazzi, sono stupendi, veramente belli. Nel 66, nel frattempo, visto che il mio tavolo è diventato una schifezza, ma facciamo finta di nulla, ci sono degli occhiali neri per le LOL, molto semplici. E nel 67 un altro biberon. Direi che adesso, visto che abbiamo trovato tutte queste sorprese, perché sono finite con la numero 67, vado a dare una sistemata. Vesto tutte le LOL, vesto tutte le OMG. E poi le rivediamo un attimo velocemente quando saranno tutte vestite. Perché ragazzi, guardate quanta roba c'è da sistemare. Se lo facessi in video, finiremmo l'anno prossimo.
che non me l'aspettavo, avevo già aperto la Amazing Surprise, quella con Downtown BB e Uptown Girl, se non mi sbaglio con i nomi, sì, sono loro. Ed era stata una cosa molto divertente, ma in questo caso vi assicuro che è molto, molto, molto meglio. Se potete permettervela o per Natale o insomma quando volete per il compleanno, se vi piacciono tanto le LOL e soprattutto le OMG, vi stra consiglio questa edizione limitata perché ragazzi, io sono rimasto senza parole dall'inizio alla fine. I dettagli delle OMG sono sempre più alti. MGA mi sta veramente stupendo un sacco. Sapete che mi piacciono le OMG, non amo particolarmente le LOL Surprise, quelle piccoline, però devo dirvi che sono rimasto veramente stupito, anche per le piccole. Ci sono veramente un sacco di cose, soprattutto è divertentissimo tirarle fuori tutte. Sapete che non sto qua a girarci tanto intorno se una cosa non mi piace. Invece in questo caso, ragazzi, sono contento di aver speso questi soldi perché veramente mi sono divertito. Ho fatto un po' fatica a registrare il video perché non sono abituato con questa postazione, non sono abituato con la doppia camera, infatti non so cosa farò in fase di montaggio, ma comunque se potete permettervelo o se potete farvelo regalare, io questo pacco ve lo straconsiglio. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero di essere riuscito nel futuro, quindi stasera, a fare un montaggio decente, perché non sono molto convinto che esca una cosa carina, ma ce la metterò assolutamente tutta come sempre. Ovviamente se il video vi è piaciuto, anche se solamente vi è tornato utile, lasciatemi un like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate anche quella maledetta campanellina. Io ragazzi, come sempre, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E finalmente posso rifarlo. Mi fa un po' male, però posso rifarlo. Quindi bene, sono contento. Posso rimandarvi i bacini.